Perché lo stai facendo? Ti bastava aspettare che fosse la malattia a uccidermi. Non hai capito nulla. Se fosse in mio potere, farei di tutto per curarti prima di compiere la mia vendetta. Questa malattia toglie valore alla tua morte. Sembra chiaro che non potrò far proprio niente per dissuaderti. Che puoi dire per giustificarti? Hai assassinato la donna che amavo di più al mondo. E chi sei tu per rimproverarmi qualcosa? La donna che amavi di più era mia moglie. Lei era tutto per me. E l'hai uccisa. È stato per colpa tua. Non te ne sei reso conto? Marta è morta per colpa tua! Era tutto così perfetto finché non sei arrivato tu. Che fai sveglio? Non è ancora l'alba. Che è successo qui, amore mio? E tu che fai sveglia? Oh, certo. Il tuo viaggio. Ti ho detto che volevo partire prima dell'alba. Per arrivare a mezzogiorno. Vuoi che porti qualcosa a mia madre o a mio fratello? Siediti. Adrianne, così farò tardi. Ho detto di sederti. Cosa c'è, Adrianna? Come farò senza di te? Ma non sarà più di una settimana prima che te ne accorga. Sarò già di ritorno. Da quanto tempo ami un altro? Adrianna. Non mi mentire. Da quanto tempo ami un altro? Guardami negli occhi quando ti parlo. Come hai potuto? Avevi tutto. Una vita invidiabile, l'amore incondizionato di tuo marito. Credi che meritassi tutto questo? Adrianna, l'amore non è un calcolo. L'hai detto tu stesso. Te lo ripeto di nuovo. Come farò senza di te? Ma perché dici questo? Sai che sono legata a te, sei mio marito. Non potrei lasciarti neanche se volessi. Come farò senza di te? Io ho amato Marta con tutto me stesso. No!
Non la amavi come ami Alicia? Non sei stato capace di ucciderla? Forse mi è mancato il coraggio di commettere un atto così orribile. Due volte. Alicia ti ha abbandonato. Come Marta si è data a un altro. Ha amato un altro più di quanto abbia mai amato te. Taci. Adriana. So che il tuo ultimo pensiero sarà per Alicia, non per Marta. Come so che l'ultimo pensiero di Marta è stato per me. Non mi perdono ormai di non essere entrato prima in quella serra. Aspettavo Marta con la gioia, con la spensieratezza di un adolescente. Stavamo per iniziare la nostra vita insieme e io potevo evitare tutto. Marta! 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 Quella notte quando l'hai uccisa, hai ucciso me insieme a lei. Un solo proiettile che ti sta aspettando da 12 anni. Sarà sufficiente per farla finita. Tu e io bruceremo nello stesso inferno, Adriana.
però tu ci arriverai prima.